Questo video è rilasciato con licenza Creative Common by 4.0. Che cosa sei libero di fare? Puoi riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare questo materiale con qualsiasi mezzo e formato. Puoi remixare, trasformare il materiale e basarti su di esso per le tue opere e per qualsiasi fine, anche commerciale. Devi però seguire le seguenti condizioni. Devi riconoscere una menzione di paternità adeguata, fornire il link alla licenza come di seguito e indicare se sono state effettuate delle modifiche. Puoi fare ciò in qualsiasi maniera ragionevole possibile, ma non con modalità tali da suggerire che il licenziante avvalli te o il tuo utilizzo del materiale. Divieto di restrizioni aggiuntive. Non puoi applicare termini legali o misure tecnologiche che impongano ad altri soggetti dei vincoli giuridici su quanto la licenza consente loro di fare. Al termine del video troverai le indicazioni necessarie per citare adeguatamente il presente materiale. Ciao a tutti! Questo video racchiude un piccolo corso su come creare grafici in R ed è strapolato dal corso base di R che la nostra associazione tiene tutti gli anni. Che cosa vedremo in questo mini corso? Vedremo le varie tipologie di grafici che eh, possiamo ricavare, che possiamo creare con il software R. Vedremo le variabili grafiche per ogni tipologia di grafico presente e vedremo come montare ed esportare i prodotti grafici che creeremo. Eh, per chi avesse già seguito il nostro corso base di R o per chi comunque lo conosce, ehm, voglio precisare che questa, questo mini corso sarà molto più compresso rispetto alla versione in presenza. Perché è bene usare R per fare grafici? Beh, se voi avete provato a fare dei grafici complessi su Excel, vi sarete accorti di quanto, per esempio, è difficile standardizzare i colori le forme e quindi quanto tempo si perde nell'editing eh, nell di ogni singolo grafico esportato bene se state seguendo questo corso è perché volete abbandonare l'utilizzo di Excel per avere estrema ripetibilità repeti standardizzazione e uno stile riconoscibile lo stile di R è assolutamente riconoscibile e spesso anche diverse riviste scientifiche chiedono di utilizzare R come software per la creazione di grafici. Queste sono le tipologie di grafici che vedremo oggi, quindi la funzione plot generico, la funzione dot chart, bar plot, box plot, histogram e pie. Entriamo nel vivo e vediamo i principali argomenti della funzione plot. La funzione plot riconosce da sola la tipologia di, gra... di... di dati che importiamo, quindi riconosce se i dati sono continui o categorici. Il principale argomento della funzione plot è il primo xy, che determinano, sono due vettori che determinano le coordinate dei punti da graficare. Vediamo di seguito e poi andiamo a vedere gli script. Main eh, determina il titolo del grafico e ho scritto nella colonna argomento la corretta sintassi, quindi main uguale virgolette, ciò che deve essere il titolo chiuse virgolette, xlab e ylab identificano le etichette degli assi x e y, mentre checks identifica la dimensione, checks da solo identifica la dimensione dei punti del grafico, checks.axis, checks.lab e checks.main identifica rispettivamente la dimensione del valore degli assi, delle etichette degli assi e la dimensione del titolo. Bene, vediamo un primo esempio. Selezioniamo la riga 5 e la riga 6 in cui ho scritto due vettori. Copio e incollo dall'editor di testo eh, all'interno della console di R. Quindi ho scritto il vettore x e il vettore y. Vado a graficare la riga 8, quindi chiedo a R di lottare x contro y. Mi darà questo output. Ora dalla riga 10 in avanti andiamo a cercare... Andiamo a modificare alcune caratteristiche di plot. Andiamo nella riga 11 a modificare il titolo, la grandezza del titolo, le etichette degli assi, la grandezza delle etichette, il colore dei punti, la grandezza delle etichette degli assi eh, e il colore eh, delle etichette. E lanciamo, sempre con copia e incolla, questo è il risultato. Un altro argomento della funzione plot è l'argomento las, che identifica l'orientamento delle etichette degli assi. Può avere quattro valori, 0, 1, 2 e 3. Vediamo qui graficati i due esempi. Las uguale a 1 identifica delle etichette degli assi entrambe verticali, mentre las uguale a 2 identifica le etichette degli assi paralleli all'asse x e paralleli all'asse y. Nell'esempio 2 vediamo come utilizzare la funzione LAS. Qui ho messo una spiegazione di eh, che cosa vogliono dire i vari valori di LAS 0, 1, 2 e 3, quindi tutte le tutti, scusate, tutti i valori perpendicolari agli assi, tutti verticali, tutti paralleli rispetto agli assi, tutti orizzontali. Copiando ed incollando dalla riga 27 in avanti potrò vedere il risultato. Ecco che cambiando da lasso uguale a 0 all'asso uguale a 1 ottengo una modifica dell'orientamento delle etichette. Posso andare avanti, lasso uguale a 2. Le etichette parallele, lasso uguale a 3 saranno tutte orizzontali. Vediamo degli altri argomenti della funzione plot. Se vogliamo aggiungere una linea orizzontale, verticale o di regressione dovremo usare l'argomento upline. Anche in questo caso vediamo tutti gli argomenti di questa slide e poi passiamo agli script. Se voglio invece aggiungere una linea di unione di punti userò l'argomento lines. Per aggiungere una casella di testo l'argomento text utilizzerò l'argomento LTY se voglio modificare la tipologia di linea, avrò 7 valori da 0 a 6 che identificano la tipologia di linea come rappresentato nella colonna descrizione, LVD che eh, andrà a modificare lo spessore delle linee, il um, di default sarà uguale a 1 esattamente come il valore di default di LTY è uguale a 1 e con la funzione con l'argomento expression andremo a descrivere ehm, ad aggiungere al nostro grafico eh, una formula in un'etichetta. La la, scusate, la sottofunzione o l'argomento expression ha una sua sintassi che vedremo tra poco negli script. Nell'esempio 3 a riga 33 e 34 ho indicato i valori possibili. Per identificare la tipologia di linea da graficare. Quindi andiamo alla linea 37 e copiamola e incolliamola all'interno della nostra area e vediamo che cosa succede. Ho posto sempre i vettori, sono quelli di prima, su uguale a 0 in modo che non vengano graficati i punti, perché la loro dimensione è 0. Così tanto per vedere che cosa succede. Eh, ho dato un titolo al grafico con main. E ho aumentato la dimensione di main. Voglio adesso mandare la riga 38. Vedete che a blind, text, sono argomenti che vanno fuori dalla parentesi principale di plot. Quindi prima lancio il grafico, poi aggiungo a blind. Non vedo niente perché l'et è uguale a zero, quindi è eh, senza. Eh, non la vedo graficata. Ora aggiungo text e mi dirà che ho graficato una linea blank. Vado con linea 40 e 41. Adesso ha graficato una linea e ho aggiunto una casella di, text, di testo che mi identifica la tipologia di linea solida. Vi faccio notare che come funziona a blind e text. Per graficare a line dovrò dire se voglio una riga orizzontale h uguale a e l'ordinata a cui graficarla. Text invece devo dare le coordinate, la prima è la x, la seconda è la y e identificano il centro della casella di testo. Vado avanti con tutti gli altri e graficherò così tutte le tipologie di linea. Mi manca una casella. Ok, quindi blank, solid, la tratteggiata, la punteggiata, punto linea, trattini lunghi e due trattini di dimensione differente. Ora voglio andare a graficare, ad aggiungere sul mio grafico una casella di testo contenente un'espressione. Allora la lancio, ecco l'espressione che si è sovraimpressa al mio grafico. Vediamo come fare. Lab, per aggiungere l'etichetta, uguale a expression, parentesi. Funziona come tanti altri editor di espressioni, quindi gli esponenti saranno con il triangolino ad apice, i più e i meno, i per, sono da, sono da aggiungere così come in tutte le altre espressioni matematiche. Ciò che è tra virgolette è un testo, quindi esce dalla funzione espressione. Per mettere un pedice dovrò usare le parentesi quadre e per mettere un meno ad esponente dovrò mettere un meno tra il segno di esponente e l'esponente. La stessa cosa ho fatto con la casella di testo alla riga 53. In questo caso ho aumentato anche la dimensione della casella, cioè la dimensione del, del testo della casella e il colore. Andiamo avanti con altri esempi. In questo caso ho... voglio aggiungere tre vettori alla mia console e vado a graficare i primi due x e y. Voglio ora aggiungere una linea che unisca tutti questi punti. Quindi lines, sempre fuori dalla funzione plot perché va sovraimpressa. XY significa aggiungi una linea che unisce i punti di coordinate XY con formato LTY uguale a 6. Aggiungo, ed ecco qui che ho aggiunto la mia linea. Ora voglio aggiungere una linea orizzontale con, con ordinata pari a 2. Per esempio, potrebbe indicare una soglia. E aggiungo la relativa casella di testo. Voglio aggiungere un'altra serie di punti. Avevo aggiunto in console tre vettori. Ho graficato x, y. Ora aggiungo la serie di ascissa x e ordinata z. Quindi aggiungo la funzione points di x, z, pch uguale a 16, checks 1.5. Tra poco vedremo che cosa significa pch. pch identifica. Una diversa tipologia di punto, in questo caso è un punto nero pieno. Aggiungo una linea che unisca i punti di coordinate XZ con lt uguale a 1. Ed ecco che ho aggiunto anche la mia seconda serie. L'esempio 5 lo saltiamo, andiamo all'esempio 6, voglio disegnare una normale, cioè anzi voglio aggiungere una distribuzione normale alla mia console, in questo caso è una normale di 50 punti, di media 10, di deviazione standard 2 e vado a graficare la mia normale. Se vi viene un grafico differente da quello che vedete sulla mia schermata è perché ogni volta che chiedete a R di graficare una normale, lui ne creerà una nuova. Vedete pch uguale a 1, in questo caso identifica un punto vuoto. E così potete andare a graficare tutti i vari pch che ho messo in elenco, vanno da 1 a 16 e potete vedere che cosa cambia cambiando la vostra tipologia di punto. È interessante utilizzarli quando dovete graficare serie di punti differenti. Qua in questo caso ho cambiato anche i colori. In questo caso ho cambiato colori e dimensioni dei punti perché ho aggiunto anche chex uguale a 2 e in questo caso chex uguale a 3. Questa slide mostra appunto le varie tipologie di PCH. Prima ho detto una piccola imprecisione, i valori non vanno da 1 a 16 ma da 1 a 25 e poi possiamo aggiungere anche alcuni valori tra virgolette. Eh, ci sono comunque un sacco di guide eh, che si possono trovare facilmente su internet per gestire bene questo tipo di argomenti potrebbe essere interessante creare dei frame di grafici quindi nella stessa schermata di output grafico affiancare due o più grafici sia in orizzontale che eventualmente in, in verticale è interessante poter fare questo perché mi permette di mostrare contemporaneamente più situazioni eventualmente o per scegliere la migliore da utilizzare o per fare paragoni tra variabili differenti per esempio in ecologia possiamo mostrare la stessa metrica biologica, come risponde a diverse variabili contemporaneamente sulla stessa schermata. Per poter utilizzare frame di grafici, dobbiamo introdurre la sintassi della funzione PAR. La funzione PAR, come vedete da questa slide, viene utilizzata prima di lanciare i miei plot. Da che cosa è composta? È composta principalmente da due argomenti, mfrow e mar mfro è un vettore che identifica il numero di righe e di colonne e quindi andrà scritto come un vettore uguale c parentesi 1, 2 in questo caso una riga, due colonne e mar un vettore che identifica lo spessore dei margini attorno ad ogni grafico il primo valore identifica il margine basso il secondo il margine sinistro il terzo il margine alto e il quarto il margine destro una volta lanciata la funzione par, posso lanciare i miei grafici che andranno ad inserirsi nell'ordine partendo dalla cella in alto a sinistra. Questo è uno degli output che possiamo creare con la funzione par e adesso negli script vediamo come fare. Nell'esempio 7 vediamo quindi come gestire la funzione par. lancio quattro vettori la prima è una normale di 50 punti, la seconda è una sequenza da 1 a 50, il terzo è una normale di 100 punti e il quarto è una sequenza da una 100. Lancio la funzione par che andrà a graficare un output grafico vuoto perché non ho ancora plottato niente. In row ho indicato una riga, due colonne e ho indicato i margini basso, sinistra, alto e destra. Lancio. I due plot che andranno ad inserirsi, il primo nella cella di sinistra e il secondo nella cella di destra. Per riuscire a paragonare le scale dei due eh, output grafici ho eh, inserito le funzioni ylim e xlim, che sono due vettori, in modo da impostare i limiti dell'asse y e i limiti dell'asse x per essere paragonabili. Vi consiglio di allargare l'output grafico in modo da osservare meglio la resa dei due grafici. Passiamo alla riga 103 e plottiamo il grafico successivo. Aggiungiamo la funzione Mtext che ci interesserà perché verrà paragonata nelle slide successive a delle altre eh, funzioni eh, riguardanti la funzione par. Mtext aggiunge una casella di testo o sotto l'asse X o di fianco all'asse Y o sotto il titolo principale Vediamo in che modo, lanciamo le righe 109 e 116, vediamo che vengono stampate delle linee di testo, eh, dove side 1 è la zona sotto l'asse X, side 2 di fianco all'asse Y, side 3 sotto il titolo principale, side 4 in quest'altra zona, quindi eh, nella parte destra del grafico. La posizione delle varie caselle di testo è determinata dall'argomento line Se, vediamo per esempio da 113 a 116 eh, line 1 line 2 line 3 line 4 via via andrò a scrivere una linea di testo sempre più distante dall'asse title è una funzione molto interessante perché ci permette di scrivere un titolo dei sottotitoli di tutto l'output grafico anche nel caso in cui abbiamo utilizzato una funzione par e quindi il nostro output grafico sarà composto da più grafici. Main, l'argomento main identifica il titolo principale, sub il sottotitolo. Eh, outer è un argomento logico che saremo obbligati a mettere eh, i, che dice all'output grafico che noi dovremo stampare un titolo fuori dai grafici. OMA. È un vettore che identifica lo, lo spessore dei margini esterni, quindi uno spessore diverso da, eh, dalla funzione mar che abbiamo visto in par e line ci dirà la linea di stampa di titolo e sottotitolo. Possiamo utilizzare anche la funzione l'argomento col per identificare il colore eh, dei titoli. Vediamo prima lo script sulla slide e poi andiamo a vedere come funziona eh, su R. Dobbiamo innanzitutto utilizzare la funzione par per creare una composizione di grafici. In questo caso abbiamo due grafici, il plot xx1 e il plot y1. Vedete che in par c'è sempre mfrow, c'è mar e ci sarà il vettore OMA, in questo caso ho sei punti di margine basso, 6 punti di margine alto. Il margine, il margine sinistro e il margine destro sono a 0. Aggiungerò la funzione title fuori da plot, in cui metterò main, sub, quindi titolo principale e titolo secondario, linea 0, outer uguale a true significa che deve stamparlo fuori dall'output grafico, colore di main e colore di sottotitolo. Questo è il risultato, vedete che posso andare a scrivere tanti titoli principali e tanti sottotitoli in line 0, line 1, line 2, line 3, line 4 della parte sub e line 0, line 1, line 2, line 3, line 4 e così via della parte main. Facciamo un paragone con la funzione mtext che abbiamo visto prima. mtext avrebbe scritto dove è comparso la scritta mtext con la freccia rossa quindi all'interno del mio output grafico mentre title e sub eh, vengono sovraimpressi nella parte esterna al mio output grafico vediamo lo script su R utilizziamo sempre le nostre normali e le nostre sequenze che lanciamo e... Riplottiamo il nostro grafico e questo è il risultato. Se però io volessi scrivere un titolo fuori dalla finestra che sto guardando, dovrò richiudere il grafico, rilanciare la funzione PAR con l'inserimento del vettore OMA che mi identifica i margini esterni. Rilanciare i plot e vedete che già ho un, um, un output più stretto perché ho aggiunto i margini esterni. Ora vado a lanciare i vari title ed ecco che. Vengono inseriti nei margini esterni. Ho volutamente inserito un sottotitolo all'interno di plot 1 per farvi vedere che la funzione SUB io la posso usare in due modi. All'interno di plot mi andrà a scrivere un sottotitolo sotto l'asse delle x di ogni singolo output grafico, di ogni singolo grafico. In questo caso nel grafico nella posizione 1. Il grafico in posizione 2, come vedete nello script a riga 131, non ha. La sotto funzione sub. Sub di title invece scriverà un sottotitolo che riguarderà non il singolo grafico ma tutto il mio output contemporaneamente, quindi andrà scritto in questa posizione. Così come main utilizzato all'interno di title andrà a scrivere qua sopra. Con quest'ultimo esempio abbiamo terminato la prima parte che riguarda la funzione plot. Di tutti gli script che vi abbiamo fornito, alcune parti non le abbiamo viste per cercare di fornire un corso il più possibile compatto. Siete liberi di prendere questo script e modificarlo come volete in modo da allenarvi direttamente a casa con i dati e gli script forniti. Passiamo ora a vedere altre tipologie di grafici. Passiamo a studiare i principali argomenti della funzione boxplot. Non vedremo come si costruisce un boxplot dal punto di vista statistico, ma vedremo soltanto gli argomenti e le funzioni grafiche relative a questa tipologia di grafico. L'argomento principale è quello mh, di definire le variabili da graficare, in questo caso la prima riga x, y. Eh, il boxplot vi ricordo che è utile nei casi in cui dovete graficare una variabile continua, la y di solito, su una variabile categorica posta sull'asse x. Il termine Axis eh, è un argomento fondamentale qualora volessimo cambiare totalmente uno degli assi, o l'asse X o l'asse Y. BoxWex definisce la, la larghezza dei box ed è un fattore che viene applicato a tutti i boxplot presenti e Horizontal è una, un argomento logico se definito uguale a T, quindi True, grafica i boxplot in posizione orizzontale. Passiamo a vedere il primo esempio sulla funzione boxplot, passiamo quindi all'esempio 10. Ho supposto di fare un'intervista chiedendo agli intervistati cosa preferissero tra mare e montagna per le vacanze, esprimendo un voto da 0 a 10 e quale mese tra luglio, agosto e settembre esprimendo un voto da 0 a 10. Quindi ho raccolto i dati in quattro vettori. Location e periodo sono vettori con variabili categoriche, mentre voto location e voto periodo sono vettori con variabili continue. lancio i vettori in console Volendo posso andare a guardare che cosa hanno dentro i vettori e così per periodo e voto periodo. Lancio il primo grafico, riga 159. Vi faccio notare che ho usato la funzione plot in un boxplot, scoprendo che la funzione plot riconosce la tipologia di dati in entrata e quindi propone un boxplot perché sto graficando una variabile continua contro una variabile categorica. Passando alla riga: 163 Uso la funzione boxplot eh, In questo caso che cosa ho fatto? Ho aggiunto la tilde invece che la virgola, cioè ho fatto eh, il contrario Prima ho scritto location virgola voto location In questo caso scrivo voto location tilde location È una ehm, sintassi più adeguata per il tipo di variabile Per il tipo di variabile grafica che sto usando Quindi per boxplot lancio il grafico e vado a vedere in questo caso ho aggiunto nel primo esempio l'argomento la, boxwex uguale a 0,1 per ridurre la dimensione del boxplot, ridurre la larghezza, e l'argomento logico orizzontal uguale a true per mettere i grafici in orizzontale. Passiamo alla riga 167, vediamo come colorare un boxplot. Ho aggiunto in entrambi i boxplot un vettore colore, collo uguale con nel primo caso due colori, nel secondo tre colori. Ho aggiunto anche con main due eh, nomi ai grafici e con ylab le etichette dell'asse y. Lanciamo in console e questo è il risultato. Guardiamolo a tutto schermo. Vediamo che le etichette dell'asse y non sono state graficate. Il motivo è che abbiamo probabilmente utilizzato dei margini sbagliati e nei quali non ci sta l'etichetta. Andiamo a ingrandire il margine sinistro, vediamo che cosa cambia. Ecco che abbiamo fatto spazio alle etichette. Vediamo ora come modificare l'asse X. Allora nel caso che vi ho appena mostrato, abbiamo degli assi X con scritto mare montagna agosto luglio settembre, qua settembre non si vede ma è soltanto una questione di grafica se allargassimo bene la finestra si vedrebbe io potrei riscrivere queste etichette che in realtà r sta prendendo da ciò che c'è nei vettori alla riga 154 e alla riga 156 io voglio cambiare questa etichetta allora allarghiamo lo script Vediamo per esempio che ho all'interno di boxplot a riga 172 aggiunto l'argomento xaxt uguale virgolette n, significa non graficare l'asse x, lo stesso l'ho fatto alla riga 174 per il boxplot di periodo. Eccolo qua. Voglio aggiungere un'altra asse, quindi l'ho cancellata, quella di default, e ne scrivo un'altra con la funzione axis che scrivo fuori da boxplot. Dove la devo scrivere? 1, l'asse numero 1 è l'asse X, l'asse numero 2 sarebbe l'asse Y. In che punti dell'asse X mettere le etichette? Et uguale vettore 1, 2, cioè in posizione 1 e in posizione 2. Quale etichette? Sono sempre vettori, in questo caso al posto di mare scrivo MA maiuscolo, al posto di montagna MO maiuscolo. Scrivo questo vettore con le etichette tra virgolette. L'asse uguale a 2 mi identifica l'inclinazione delle etichette e checks axis la dimensione delle etichette la stessa cosa l'ho fatta qua sotto per il boxplot periodo lancio lo script e questo è il risultato lo guardo a tutto schermo Ho cambiato il nome delle etichette sull'atse X, modificando anche in questo caso la uguale a 2 l'inclinazione. Passiamo ad una nuova tipologia di grafico. Il grafico che stiamo per vedere si chiama dot chart, eh, non è un semplice grafico di punti come per esempio quelli che abbiamo visto all'inizio di questo video. Eh, quindi, non è una dispersione di punti ma ha delle caratteristiche particolari. Dot chart eh, è ciò che in statistica viene chiamato eh, Cleveland dot plot, ed è un grafico che è stato introdotto nella statistica moderna nell'84 da Cleveland McGill. Vi ho lasciato, nella riga 178, un approfondimento per poter approfondire sia la sintassi che la storia di questa tipologia di grafico. Eh, sostanzialmente, Dot chart stampa un grafico a punti, ma dobbiamo immaginare che il punto sia il vertice alto di, di una barra, quindi che sia la parte alta di un istogramma o di un grafico a barre, se lo volete chiamare così. Poi vediamo questa differenza di nomenclatura all'interno di R. Lanciamo due vettori x, y e lanciamo la funzione dot chart. Come vedete l'output è proprio semplice e non ho, ho voluto aggiungere né nomi né niente soltanto per farvi vedere che cos'è l'output grafico di DotChart, eh, i punti sono appunto i vertici di, delle barre che ci sarebbero qua sotto. È stato introdotto questo tipologia di grafico da Cleveland e McGill in quanto si pensava che un grafico a punti fatto in questo modo potesse essere più chiaro in alcune circostanze rispetto a un grafico a barre. Lanciamo ora un dataset nativo DR, VADET, che rappresenta la distribuzione percentuale delle morti in un determinato distretto degli Stati Uniti diviso per fasce d'età e andiamo a lanciare il grafico. È molto particolare l'output, come se fossero delle barre orizzontali divise per zone geografiche, genere e fascia d'età. Possiamo anche colorare aggiungendo un vettore col e andranno a colorarsi le diverse categorie alla stessa maniera. Non ho aggiunto molti argomenti a questa funzione, ho solo indicato che sono gli stessi della funzione plot. Vi suggerisco comunque di approfondire eh, le, le sottofunzioni degli argomenti di dot chart qualora vi servisse, in quanto in alcune circostanze potrebbe avere una sintassi leggermente differente, ha comunque delle potenzialità molto grandi che in questo corso, diciamo base, non abbiamo affrontato. Passiamo a vedere i principali argomenti della funzione barplot. Bisogna fare una distinzione tra barplot e histogram. In italiano, grafico a barre e histogramma potrebbero voler dire la stessa cosa, per R sono due grafici diversi. Ora vediamo Barplot, che è il classico grafico a barre. I suoi argomenti principali sono names.arg, che è un vettore che nominerà le barre graficate, oriz, che è un um, argomento eh, logico, se uguale a true, graficherà delle barre orizzontali, density andrà a rappresentare la densità della colorazione a righe, qualora volessimo colorare con delle righe trasversali le nostre barre, angle andrà a determinare l'inclinazione. Di density, il valore di default è 45 e valgono tutti gli altri argomenti che abbiamo visto fino a qui per la funzione plot. Anche per questo esempio sui barplot utilizziamo un dataset nativo di R MT Cars. lo lanciamo, vediamo il contenuto è praticamente un piccolo database di modelli di automobili divisi per varie categorie, per esempio il numero di cilindri, i cavalli, eccetera. Vado con la funzione table a chiedere ad R di calcolare le frequenze, in questo caso, delle auto con un diverso numero di cilindri. Chiamo questa funzione counts, la lancio e vado a vedere che cosa rappresenta. Osserverò che ci sono 11 automobili. 11 modelli con 4 cilindri, 7 modelli con 6 cilindri, 14 modelli con 8 cilindri. Ora cerco di graficare tutto questo chiedendo ad R di fare un bar plot di counts. E questo è il risultato. Riga 203, vado semplicemente con l'argomento names.arg ad aggiungere un vettore con i nomi delle barre. E questo è il risultato. L'asse delle Y rappresenterà la frequenza assoluta dei modelli con 4, con 6 e con 8 cilindri. Aggiungo un altro grafico, che è questo a riga 205, in cui ho aggiunto un nome al grafico eh, e una colorazione fatta a ehm, barre oblique con density e con angle. E questo è il risultato. Vedete che ho ripetuto le quattro le tre, i tre grafici con tre inclinazioni e densità e colori differenti. All'interno di un grafico a barre potremmo voler rappresentare una media invece che una frequenza relativa come nel caso precedente. In questo caso abbiamo calcolato le medie. Delle potenze espresse in cavalli dei modelli con 4, con 6 e con 8 cilindri del database che abbiamo visto in precedenza. È chiaro che se andiamo a graficare la media potrebbe essere molto utile andare a graficare insieme anche una barra di errore che rappresenta in questo caso la deviazione standard. Vediamo negli script come poter fare tutto questo. Vediamo nell'esempio 13 come utilizzare le barre di errore. Nella riga 213 e nella riga 214 ho calcolato la media della e la deviazione standard delle potenze delle automobili divise per eh, cilindri. Quindi tutti i modelli con 4, tutti i modelli con 6, tutti i modelli con 8 cilindri. Lanciamo questa parte dello script. Andiamo a vedere, per esempio, richiamando media e deviaz. Ecco che ho... La media della potenza dei modelli con 4, dei modelli con 6 e dei modelli con 8 cilindri, la stessa cosa ho fatto per la deviazione standard. Creo un vettore colori, lancio un bar plot, definendo questo bar plot bar center. Facendo così, nella funzione bar center io avrò ehm, salvato i centri. Delle colonne, poi vediamo il motivo e questo è il risultato. Quindi ho colorato eh, di nero, di grigio e di grigio chiaro le medie delle potenze espresse in cavalli di tutti i modelli con 4, con 6 e con 8 cilindri. Ora rilancio tutto il grafico e aggiungo la funzione arrows, cioè i baffi, le frecce che sono le nostre barre di errore, dove devono essere posizionate. Devono essere posizionate come x in bar center, cioè il centro della barra che ho determinato precedentemente. La y deve essere media meno, meno deviazione standard. L'altro buffo deve avere la stessa ascissa e come ordinata media più deviazione standard. Quindi andando a lanciare tutto, questo è il risultato. Quindi questo punto in in ascissa è bar center, il centro della barra. L'ordinata sarà media meno deviazione standard e media più deviazione standard. Ecco che devo dare le coordinate di questo e di questo punto. Facendo così, non devo riscriverlo ogni volta per ogni barra, ma gli dico di graficare tutti i valori di media e di deviaz, che sono quelli che sono all'interno di questi vettori, in modo da... Eh, snellire la procedura eh, di creazione del grafico. Lent mi va a misurare la larghezza di questo buffo e l'angolo mi dice se questa barra è perpendicolare a questo piano, in questo caso è 90 ⁇ quindi è perpendicolare a questo piano. L'argomento code invece andrà a cambiare la forma dei baffi delle barre di errore per esempio se mettiamo code uguale a 0 ecco che lanciamo lo script le barre perdono i baffetti code uguale a 1 mette se non sbaglio il baffo solo sotto esatto code uguale a 2 il baffo sopra code uguale a 3 tutti e due i baffi Passiamo ai principali argomenti della funzione ist. Ist produce esattamente come barplot un grafico a barre, ma integra nella sua funzione quella di calcolare automaticamente le frequenze relative o assolute. Vediamo i principali argomenti. Brex identifica il numero delle classi e approssima alla più vicina secondo la divisibilità dei dati. Possiamo anche introdurre dei vettori, poi lo vediamo negli script, per eh, indicare esattamente l'inizio e la fine delle classi. FREC indica eh, che tipo di frequenza, se una frequenza eh, percentuale o una frequenza relativa e valgono tutti gli altri argomenti di plot. Passiamo agli script. Passiamo agli script, vediamo insieme l'esempio 14, a riga 229, lanciamo il vettore voto location che abbiamo già descritto in precedenza e lo grafichiamo con la funzione ist. Questo è il risultato, vediamo che ho lasciato frequenza uguale a true, quindi andrà a graficarsi la frequenza assoluta. Se volessi la frequenza relativa, quindi percentuale, scrivo frequenza uguale a false, metto dei limiti da 0 a 1 e questo è il risultato. Se volessimo invece cambiare... Il numero di classi dovremmo utilizzare l'argomento Brex. In questo caso ho fatto un par con quattro grafici, impostando Brex uguale a 1, uguale a 2, uguale a 5, uguale a 10. Questo è il risultato dei nostri grafici. R decide in automatico dove far cadere il taglio delle classi. Se volessi invece decidere io come tagliare le classi, lo potete vedere nel grafico 2 di questo altro par. Cioè ho aggiunto Brex non uguale a un numero, ma uguale ad un vettore, Impostando il primo taglio a 5.9 e il secondo a 10, quindi avremo la prima classe che va da 0 a 5.9 tutti i voti negativi e da 5.9 a 10 tutti i voti positivi. Avrò colorato di rosso i voti negativi e di verde i voti positivi. Nel terzo grafico invece ho lasciato Brex uguale a 5, quindi deciderà R come tagliare le classi e ho impostato i colori uguali a quelli dell'arcobaleno. Quindi chiedo ad R, metti i colori, i primi 5 dell'arcobaleno. E questo è il risultato che otterremo. Con la funzione PI siamo arrivati a descrivere l'ultima funzione grafica di questo mini corso sull'utilizzo dei grafici in R. Dopo la funzione PI vedremo come salvare i nostri output grafici sotto forma di file immagine. Vediamo i principali argomenti della funzione PI. Il primo è radius che indica la lunghezza del raggio della torta, di default è uguale a 1. Clockwise è un argomento logico, se true i graficherà le variabili in senso orario se fosse in senso antiorario. Edge invece andrà a descrivere il numero dei lati del poligono della torta qualora decidessimo di non disegnare una torta rotonda ma a forma poligonale. Valgono poi per i colori, per i titoli, per le scritte, tutti gli argomenti validi per plot. Vediamo quindi gli script per l'utilizzo della funzione pi. Passiamo all'esempio 15 e utilizziamo un dataset nativo di R, in questo caso il dataset iris. Andiamo a vedere che cosa contiene. Conterrà la descrizione di, alcuni, ehm, di alcune specie di iris, appunto, con varie repliche di analisi della eh, lunghezza e larghezza dei sepali e lunghezza e larghezza dei petali per la specie setosa, birsicolor e e virginica. Andiamo a chiedere di, eh, con la funzione table di andare a calcolare la frequenza delle repliche per le specie e quindi vediamo che abbiamo 50 repliche per la specie setosa, 50 per la specie versicolor e 50 per la specie virginica. Andiamo a graficare con pie quanto abbiamo calcolato. E questo è il risultato. Posso farvi notare che ho utilizzato per il colore colori caldi numero 3, quindi tre colori caldi DCR quali usare con quale sfumatore. E ho aggiunto specie di Iris come titolo del grafico. Vi faccio notare che esattamente come barplot ho la necessità di calcolarmi prima le frequenze relative o assolute dei miei dati, in questo caso le frequenze assolute. Le 50 repliche delle osservazioni per setosa per Versicolor e per Virginica. Passiamo alla riga 253 per vedere un par con quattro grafici. Il primo è esattamente identico a quello che abbiamo visto, ho solo specificato radius uguale a 1. Il secondo avrà un raggio grande la metà, radius uguale a 0,5. Il terzo, eh, radius uguale a 0,5, l'ho specificato come girare le variabili. E nel quarto caso ho aggiunto edge. Vediamo che cosa fa la funzione edge. Allora, vedete che in questo caso avevo dimezzato il raggio: radius uguale a 0,5, questo è uguale a 1. In questo caso ho semplicemente invertito l'ordine di presenza delle ehm, variabili. E in questo caso ho aggiunto edge uguale a 9. Cosa significa edge uguale a 9? Che il poligono avrà 9 lati, in che senso avrà 9 lati? Dobbiamo contare sia i lati esterni 1, 2, 3, 4, 5, 6, più i tre interni 1, 2, 3. Totale 9 lati. Se per esempio andassi a scrivere edge uguale a 12, ecco che cambierà la mia forma: avrò 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lati per il mio poligono. E arriviamo dopo circa 40 minuti abbondanti di corso a vedere come salvare i nostri grafici su file. Vedremo come salvarli in formato JPEG, TIFF e PNG. Cerchiamo di passare in rassegna i principali argomenti per andare a impostare l'esportazione del grafico. Ci servirà a impostare file name, quindi il nome del file da salvare, width and height per dichiarare le dimensioni del grafico e dovremo poi specificare con i units che tipo di unità di misura dovremo avere, quindi se pixel, pollice, centimetri o millimetri, impostare una risoluzione che sarà espressa in pixel per pollice, quality che sarà una qualità percentuale che varrà solo qualora eh, esportassimo in formato JPEG e la tipologia di sfondo, quindi se abbiamo uno sfondo bianco, uno sfondo trasparente, eccetera. Vediamo sullo script come poterlo esportare. Vediamo sullo script come poter esportare i nostri grafici. Vediamo quindi l'esempio 16 e utilizziamo un dataset nativo di R, quello che abbiamo appena visto, appunto Iris, che produce questo tipo di output. Prima di salvare il grafico dobbiamo chiedere ad R con la funzione getVD, con questa sintassi, su quale cartella stiamo lavorando? Io sto lavorando su user ricca OneDrive documenti, voglio per esempio impostare un'altra cartella sulla quale salvare il mio grafico, quindi copio per esempio questa, a me mi fa comodo, imposto setVD invece che in documenti, voglio salvare in desktop. e lancio di nuovo set vd per impostare la nuova directory. Se ricontrollo con get vd dovrebbe avermi cambiato la cartella di lavoro. Perfetto. Ora vediamo l'esportazione alla riga 272 del JPEG. File name pi1.jpeg, larghezza e eh, altezza del file, unità pixel risoluzione 200, qualità 100 sfondo bianco che cosa deve esportare in jpeg il mio grafico pi, dati main eccetera eccetera e poi con dev.off parentesi parentesi chiudo il device di esportazione dell'immagine, quindi se io lancio lo script da 272 a 277 esporta, chiude il device e se io vado sulla mia cartella desktop Oltre a tutte le cose che ho sul desktop ci sarà pai. Ecco qui l'esportazione. Passiamo all'esempio 17 per l'esportazione del file tiff, file name impostato come pai2.tif. Larghezza e altezza 2500 punti, unità in pixel, risoluzione 600 è molto alta, compressione lZV e background uguale a white. Questo tipo di impostazioni sono le tipiche impostazioni che richiedono le riviste scientifiche per la sottomissione delle immagini, quindi immagini che devono andare in stampa in alta qualità, chiedo di esportare il file, il grafico pi e poi chiudo il device, lancio lo script. Torno su desktop ed ecco il file stampato. Vediamo l'ultimo esempio, l'esempio 18. Per salvare un PNG, ehm, molto simile a prima: file name, py3png, larghezza e altezza, unità di misura, risoluzione. In questo caso: visto che è un PNG posso utilizzare uno sfondo trasparente. Lancio il grafico e torno su desktop per guardare il risultato. E questo è il risultato. In questo caso non vedo che lo sfondo è trasparente, ma se provo a caricarlo su uno sfondo colorato vedrei la differenza. Con questi ultimi esempi abbiamo terminato il nostro corso tutorial di grafici in R. Qui sotto trovate eh, il link della licenza Creative Commons by 4.0 e il modo corretto per citare questo video. Ciao a tutti!